terra è un passaggio dove tutti. L'idea iniziale, non sapendo ancora che cosa sarebbe arrivato, era quella di dilatare il discorso sull'Italia facendolo diventare un discorso un pochino più universale, proprio su questo viaggio e su questo momento che stiamo vivendo tutti insieme qui, no? Mi ha sempre colpito il concetto che, se ci pensi, tra 100 anni solamente il pianeta è popolato da gente totalmente diversa, no? Come cantavano i Rocks, noi non ci saremo, come cantavano i Nomadi. Ecco, allora è un passaggio veloce, tutto sommato, quello qui che viene raccontato anche da questo film. Volevamo riuscire ad avere l'inizio di una vita e anche la fine, perché c'è anche la fine della vita e quello lo abbiamo un po' cercato, però non abbiamo toccato niente del materiale che ci è arrivato, né abbiamo chiesto girateci questo, abbiamo solo creato la possibilità di farlo. Ho paura dei ladri, dei zombie, delle mummie, di non poter avere un figlio, di non averlo in futuro. Veramente arrivare di tutto, quindi ci siamo, diciamo, coperti le spalle creando delle zone possibili di ripresa, diciamo, molto più semplicemente abbiamo lavorato col Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere l'autorizzazione a far entrare delle telecamere nei carceri, lasciarle ai detenuti perché potessero riprendersi, l'autorizzazione agli ospedali dove nascevano i bambini per poter fare le riprese in questo senso, anche questo cardiochirurgo Frigiola che lavora in zone di guerra, in zone difficili, nel caso proprio in Iraq e in Kurdistan, emergency, cioè 3-4 situazioni le avevamo preparate prima dicendo mandateci quello che volete, ma mandateci voi. Lo stesso vale per Parmitano, per il nostro Gravity. È molto difficile perché dovevi trovare una linea unitaria, non puoi fare tutti i pezzettini, però nello stesso tempo loro dovevano seguire le emozioni di tanti frammenti quei temi, non quelli che volevano loro, ma quelli che ci avevano proposto le persone che ci hanno mandato i video. Conoscevo i singoli musicisti per le provenienze dai singoli gruppi, ovviamente, però era la prima volta che lavoravo con questi The Producer, adesso si chiamano. Credo che tornerò a lavorarci perché mi sono trovato molto bene, ho fatto un lavoro veramente complesso. L'Italia in cui credo è l'Italia delle persone che si rimettono in gioco e che lottano. Io direi che l'Italia è bella così com'è. Oggi compio 36 anni, sì, ce lo facciamo insieme un regalo. Io davvero non credo che esista la democrazia diretta né che il pubblico abbia senso di ragione. Beh, non basta avere una telecamera per fare il regista, ma qualsiasi telecamera o macchina fotografica ha due obiettivi. Uno che va verso l'esterno, che ti fa vedere quello che vedi, e uno dovrebbe essere verso l'interno. Se chi riprende ha uno sguardo verso l'esterno, io posso capire da quello che lui riprende com'è la persona. Allora, tutto questo discorso per dire che poi alla fine benissimo il fatto che non ho girato neanche un frame, però io avevo il dovere di mantenere il mio sguardo, di mantenere il rispetto verso il materiale che avevo, ma anche una mia visione. E allora quella di cui parli era quello che c'è, questo senso di celebrazione della difficoltà e della bellezza del vivere, era una cosa che speravo che venisse fuori. Sono stato molto contento e sorpreso dal fatto che quelli che ci hanno mandato i video, questa cosa gli è venuta proprio automatica. Mi aspettavo più rabbia, avrei anche voluto un po' più di rabbia, ma in realtà probabilmente mi sono chiesto anche perché non c'è questo. Probabilmente con l'invasione di urla televisive, dibattiti, cose, eccetera, trasmissioni di denuncia che per fortuna ci sono, se offri però a una persona la possibilità in quella giornata di raccontare qualcosa di sé, ecco, probabilmente uno tende a essere più sincero sulle cose che gli determinano realmente la vita. Comunque tu sia, voglio che sia felice. Cioè, il mondo è qualcosa di spettacolare, l'essere umano è incredibile.